Lavoro in vista per il reparto di cardiologia dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, infatti, si procederà con lavori di ammodernamento e umanizzazione dell'ala dedicata alla degenza. Abbiamo intervistato il direttore della cardiologia, il dottor Francesco Rametta, che ci ha spiegato in cosa consisteranno questi lavori. C'è da precisare che l'intervento verrà fatto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, soprattutto grazie anche al Comune di Vercelli che ha condiviso quest'idea, ha cercato di mettere a posto un progetto che aveva proprio bisogno di gli spazi idonei. Abbiamo una difficoltà, abbiamo servizi comuni, si è data un'accelerata alla umanizzazione dell'intera area cardiologica, l'area degenza, che fa cuba circa 2200-2300 ricoveri l'anno. Molti di questi sono malati fragili. In questo periodo di pandemia sono la categoria anche più colpita. Il progetto prevede di mettere in ogni camera degenza un bagno, alcuni spazi cosiddetti di servizio, mettere un po' ordine a quelle che sono da una parte le condizioni alberghiere di degenza dei malati, e dall'altra anche la sicurezza per tutto il personale esterno che afferisce alla cardiologia. Oltre ai 2200 ricoveri l'anno che facciamo, poi ci sono 15.000 utenti che ogni anno si riversano nei nostri ambulatori per tutte le prestazioni ambulatoriali. Bisogna umanizzare l'accesso, le visite, gli esami strumentali. La nostra attività è fra quella che anche in periodo Covid teniamo a mantenere. Da quando è stato inaugurato l'ospedale, è la prima volta che il reparto di cardiologia sarà oggetto di una trasformazione così profonda. Credo che non ci siano state opere strutturali importanti. Si sono fatti interventi significativi, ma legati prevalentemente alla tecnologia, quindi offrire prestazioni di alto livello. E mancava, che ricordo io, non è stato mai fatto da quando l'ospedale è in piedi, un'opera di umanizzazione e di adeguamento della parte degenziale. Non è più possibile vedere camere di degenza a quattro posti letto e bagni comuni. Oggi non ce lo possiamo più permettere.